fare lezione in giardino con banchi che abbracciano gli alberi. Due aule all'aperto sono state inaugurate alla scuola Vittorino da Feltre di Piacenza, frequentata da 500 alunni. Le classi si alterneranno per svolgere le lezioni all'aria aperta, tempo e clima permettendo. All'istituto di Via Manfredi è stata presentata anche la biblioteca innovativa. Ho avuto la fortuna di incontrare lungo la mia strada l'architetto Mau Fusina. È una persona particolarmente creativa e originale. Mi ha presentato un progetto molto bello, con spazi aperti, moduli circolari, che agevola nella sua struttura la predisposizione di relazioni interpersonali molto aperte. Dall'altro lato abbiamo promosso anche insieme a Mao e a Sandro Biggiarini, che è responsabile di questa azienda particolarmente attenta alle strutture per i bambini, queste aule all'aperto. Mi sono innamorata degli alberi abbracciati da questi tavoli, perché secondo me aiutano davvero i bambini a sviluppare la dimensione percettiva e sensoriale e a muoversi abbattendo le distanze con un'attività di esplorazione e di ricerca attiva. All'inaugurazione era presente tra gli altri anche Maurizio Bocedi, dirigente dell'ufficio scolastico di Parma e Piacenza. Quando possibile cerco sempre di cogliere queste occasioni anche per sostenere le scuole in questa azione di continua sperimentazione, che da un certo punto di vista è anche stata stimolata e sollecitata dal così particolare momento che stiamo vivendo, ma nello stesso tempo è significativo ed importante sottolineare che questa azione di sperimentazione e di ricerca non si è fermata. Nella scuola continua, la scuola continua a cercare nuove risposte e nuove azioni possibili anche in relazione a quelli che sono gli aspetti di difficoltà che in questo momento attraversiamo, e questo credo sia un punto di grande significato.